Ragazze e ragazzi, e soprattutto collezionisti, bentornati sul canale. Oggi state per assistere a un video storico. Stiamo per andare a fare l'unboxing più grande della storia di YouTube Italia. Ben ragazzi, 12 box di Adrenaline calciatori 2022-2023 per un totale di più di 1700 carte, tutte in un unico video ragazzi. Ovviamente abbiamo qui una bustina anche per darvi tutti i codici, ma prima di fare questo devo ringraziare la persona che ha reso possibile tutto ciò, ovvero il mio amico Alessandro, che mi ha fornito tutti questi box. Mamma mia ragazzi, che ansia, che emozione, mai visti così tanti box, nemmeno in edicola, perché di solito ne hanno 2-3 al massimo e li devi sempre prenotare, invece noi no! Qui oggi ci andiamo ad aprire 12 box ragazzi, tutti in un unico video. Detto questo, ci dobbiamo sbrigare. Ringraziamo ancora Alessandro e andiamo a spacchettare. Eccoci qui ragazzi, partiamo dal primo box, ne apriamo uno a caso, anzi prima, visto che li abbiamo qui. Dai, subito, subito qualche QR code per voi, vai. 2, andiamo subito, 3. Questo è per chi ha attivato subito la campanella e vuole i codici. Andiamo ora a vedere cosa mi ha dato. È una sorta ragazzi di mega unboxing, mega mystery box, chiamatela come volete, perché sono ragazzi più di 1700 carte. Ci dovremmo sbrigare e andiamo a vedere quante sono. Mamma mia ragazzi, le scorriamo ovviamente molto molto velocemente, tutte le rarità ovviamente. Eccolo qui, Fantastella Cup Miners, che ho al fantacalcio, mi mancava, felicissimo. Non ringrazierò mai abbastanza il ragazzo che mi ha fornito tutte queste carte, ma mai anche Fantastella Beto, incredibile, tutte le fantastelle sono quelle che ho al fantacalcio, incredibile. Ma andiamo avanti perché ragazzi qui non c'è veramente tempo da perdere e abbiamo Froiler e poi Miretti, Tamese. Dai, andiamo a vedere quelle rare, perché su 1700 card ragazzi, se non le scorriamo un pochino più velocemente non affittiamo mai. Io non so ragazzi, Stella Lautaro Martinez, io non so davvero cosa ci sarà in questi box, lo sto scoprendo qui insieme a voi. Speriamo che ci siano veramente tante carte rare. Attenzione, intoccabile Tonali, magari ci soffermeremo un po' di più su quelle rare, su quelle comuni andiamo un pochino più veloci, così come facevamo per le score. Intoccabile De Ron, trofeo, intoccabile Anderson, intoccabile Scamacca, Fantastella di nuovo Cook Myers, Scalvini diamante, idolo bastoni, diamante Ilic. Ovviamente ragazzi, 1700 card, usciranno un po' di doppioni. Andiamo a vedere quante rarità ci sono. Un'altra stella, Osimhen, Osimhen il mascherato ovviamente, idolo Locatelli, e poi andiamo con un altro po' di card base. Mamma mia ragazzi, 1700 card in un solo video, incredibile, veramente, veramente incredibile. Çalhanoğlu, questa volta devo dire che ho veramente esagerato, e anche il mio portafoglio devo dire che piange un pochino, ma non vedevo l'ora di portarvi anche questo tipo di contenuto, un video veramente assurdo, 1700 card, vi mettete lì belli dopo mangiato alle 2:30 a vedervi questo video con calma, anche ora che è cominciata la scuola. Guardate qui Zapata e poi Cabral e poi Tui, andiamo veloci su queste basi, non le vogliamo vedere, vogliamo vedere solo quelle rare, e quindi andiamo avanti. Qui abbiamo i Magic Four della Juve, a proposito di rare, la numero 1, lo stemma dell'Atalanta. Quanto sono contento che abbiano rimesso gli stemmi, ragazzi. Altre card base e poi di nuovo un altro stemma del Monza e poi abbiamo Felix Afena, Gian Diamante, poi abbiamo Vili che si è trasferito, un po' di card base, lo stemma del Sassuolo e niente, qua solo card base, quindi andiamo avanti, dai, dopo questo pacchetto vi vado a dare anche qualche bel codicino. E abbiamo Stella Lautaro Martinez, idolo Zielinski, poi Scamacca che però si è trasferito, lo sappiamo il problema di far uscire una collezione così presto ovviamente è quello che poi i trasferimenti non sono aggiornati ovviamente fino all'ultima finestra di mercato, soprattutto, soprattutto quando il calciomercato chiude veramente così tardi come quest'anno. Altre card base, diamante, altro diamante, sempre Taeti, intoccabile Silvestri, molto bene, dai, vi vado a dare anche qualche bel codicino, eccolo qui, QR code.
altro QR code che sto lanciando in giro per la stanza, quarto QR code, quinto QR code e gli altri ve li do tra un po'. Intanto andiamo a finire questo primo box, ragazzi, su 12 box. Siamo solo al primo e siamo già a 5 minuti, dobbiamo andare veramente, veramente veloci. Magic Four del Napoli. E poi abbiamo Tojan, Barberis, Gosens, Joaquin Correa. Chissà se riusciremo a finire almeno due raccoglitori con tutte queste carte, ragazzi. Lo spero veramente tanto. E altre card base qui, Diamante, Damsgaard e poi lo stemma del Lecce. Poi vi farò vedere anche magari tutti i doppioni, ma a questo punto, ragazzi, tutti i doppioni dopo un video del genere sono praticamente quasi tutte doppione. Handanovic, intoccabile e altre carte base. Ragazzi, siamo solo al primo box. Oh, uno ci è caduto, va bene così. Altro box, aspettate ragazzi, me li sistemo un po' perché sennò comincio a fare confusione. Andiamo qui, altro box, bello pieno. Partiamo con la card di Ibrahimovic, già mi sono espresso su questa card. E poi Magic Four dell'Inter, mi raccomando ragazzi, sì, ragazzi, Magic Four. Poi intoccabile, altre card base che andiamo a scorrere molto velocemente. Diamante Alessandro Zanoli, molto interessante. Idolo Lukic, e poi vediamo altre card base. Lo stemma del Verona. E poi attenzione, abbiamo Stella Milenkovic e idolo Carlos Augusto. Molto bene, andiamo avanti. Mamma mia, che pacchettoni, che grande mystery box che ci ha preparato qui Alessandro. E poi abbiamo Caprari, Saeta Boga, Magic Four della Juve, idolo del Bologna. Andiamo a vedere, dai, vogliamo vedere le rare che sono Barro, idolo. Attenzione, vedo qualcosa di colorato, però attenzione, prima c'è Diamante, Kivior, e poi c'è Stella, Osimhen, poi va bene, Lukaku però è base. Poi abbiamo lo stemma della Cremonese, un po' di card base che sto tra l'altro anche facendo vedere sotto sopra. Queste erano già un pochino in ordine, molto bene, mi faciliteranno un pochino il lavoro. E poi abbiamo, vediamo qui chi abbiamo. Mamma mia ragazzi, mai viste tutte queste card insieme in vita mia, veramente impressionante. Sono contento di farvi, di rendervi partecipe di queste carte. Attenzione, Muriel, anche lui preso al fantacalcio per il momento, non benissimo. Ribery e poi Salemager. Andiamo avanti, vediamo chi c'è qui. E abbiamo Saeta, Dumfries e poi sempre un bel po' di card base. Qui Kivior che già avevamo visto, ovviamente ragazzi, molte carte si ripetono, ma non potrebbe essere altrimenti su un lotto così grande di carte. Altre card base qui. Poi abbiamo Szczęsny, portierone, Barak, intoccabile, Diamante, Binks. Altre card base che ci serviranno per concludere la raccolta e perché no andare a fare anche un secondo raccoglitore. Poi vi farò vedere cosa abbiamo e cosa ci manca e speriamo proprio di riuscire a completare magari la collezione e perché no, come dicevamo, anche un secondo raccoglitore. Andiamo avanti. Mamma mia ragazzi, quante sono! Henderson, non finiscono mai. E poi se sai del Lecce, interessante. Buonaventura, Jim City e poi Quadrado di Carmine. Poi chi abbiamo qui della Roma? Gianluca Mancini, idolo Zielinski. Cerchiamo di rimettercela intanto un po' in ordine. Oh, Magic Four della Roma, molto bene. Ho visto Danilo, Milinkovic-Savic, Smalling, anche diciamo un po' di clima derby. E poi vediamo altro bel mazzettone qui con Bogniem, Quadrado e poi Sottil. E poi andiamo a vedere velocemente le altre card base. Anche queste sono un pochino in ordine, per fortuna, ok. Ovviamente molte si ripetono, ragazzi. E poi abbiamo, vediamo qui, lo stemma del Lecce. Bonucci, capitano, Stella, Berardi, molto bene. Bogniem, eccolo qui, della Salernitana. Altre belle card base. Lo stemma della Fiorentina. Ma a voi piace questo stemma, ragazzi? A me... Boh, forse è perché ero abituato all'altro, non è che mi abbia convinto più di tanto questo nuovo stemma. Magari fatemelo sapere sotto nei commenti cosa ne pensate di questo nuovo stemma. Castrovilli, che mi sa che mi mancava tra l'altro. E poi Zaccagni della Lazio con questa esultanza a forma di
cuore. Altro box che andiamo a svuotare. Ragazzi, siamo già a 10 minuti di video. E allora facciamo una cosa. Per il momento ci fermiamo qui. Vedete la seconda parte del video già venerdì. Vi assicuro che già venerdì ve la carico, perché io continuo a caricare. Anzi, anche perché altrimenti, ragazzi, verrebbe un video lunghissimo. Ma qui abbiamo un bel po' di carte ancora da andare a vedere. Abbiamo un altro bel po' di QR code da dare. Anzi, qualcuno ve lo do, dai. In chiusura, per voi che siete arrivati fino alla fine di questo video, 10 minuti di video, ve li meritate, dai. Andiamo con l'ultimo. Detto questo, ragazzi, a me non resta che ringraziarvi, soprattutto voi che siete arrivati fino a questo momento, fino alla fine di questo video. E noi ci vediamo venerdì con quello che rimane in queste scatole, che sono, ragazzi, ancora piene zeppe. Ancora dobbiamo andare a trovare le rarità più alte su un totale di quasi oltre 1700 carte.